Allora, buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite su Libre TV. Questa è una trasmissione di apertura delle trasmissioni di venerdì 24 gennaio e siamo in collegamento con Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani. Parliamo con lui ovviamente un evento che è accaduto questa settimana e che, anzi, la settimana scorsa che abbiamo seguito, Libre TV ha seguito. Ovviamente come ha potuto con delle interviste e parliamo appunto del Comitato Nazionale di Radicali Italiani che si è tenuto, è un, tra virgolette, per chi non lo sapesse, giustamente lo spieghiamo un pochino, è un piccolo parlamentino ristretto, una specie di congresso ristretto a diciamo componenti elettivi in massima parte e ovviamente ci sono tutti i dirigenti. Valerio Federico ha partecipato, ovviamente la segretaria Rita Bernardini, la presidente Laura Arconti. Ci sono state parecchie polemiche che in qualche modo non solo hanno seguito, ma sono state anche un pochino caratterizzanti questa riunione, questo evento, che un pochino si trascinano, o meglio si sostanziano un pochino un periodo di non molto positivo per il movimento radicale. In particolare Valerio Federico diciamo è stato in qualche modo la pietra dello scandalo. Perché? Perché non ha fatto altro che pubblicare, o meglio rendere noti a quelli che sono iscritti e che quindi fanno parte di questo movimento, in particolare sono appunto in qualche modo ceto dirigente, se così possiamo dire, radicale, dei dati un pochino sull'assetto economico di questo movimento che si articola in alcune cose che sono dati tecnicamente pubblici perché sono stati pubblicati, ma non noti o perlomeno non sufficientemente noti, anche perché pubblici sono su Gazzetta Ufficiale e quindi fruibili anche non in modo tra virgolette universale. Ecco Valerio, cominciamo un pochino tu come, soprattutto per quanto riguarda l'accoglimento di questi dati dall'uditorio. Ecco, come ti è sembrato? Ma intanto io devo dire perché ho reso pubblici questi dati, come tu dici lo erano non tutti, ma quasi tutti già pubblici, ma perché sono partito dalla descrizione di Marco Pannella, di Maurizio Turco, della situazione difficile dal punto di vista economico dell'area radicale. Ho dunque ritenuto che per conoscere in modo adeguato questa difficile situazione economica fosse necessario aggiungere ai dati, diciamo così, di partita corrente, quindi entrate e uscite, che già Maurizio Turco aveva dato nell'ultima riunione del Senato, che peraltro è stata registrata, quindi disponibile, ho ritenuto che fosse necessario dare anche i dati patrimoniali. Sostanzialmente ritengo, ma è una, devo dire, una ovvietà, che conoscere i dati di entrate e di uscite correnti senza conoscere i dati patrimoniali non dà in alcun modo un'idea della reale situazione economico-finanziaria dell'area, visto che il comitato, come dici tu, come hai detto tu, è un organo degli eletti del congresso di Radicali Italiani e visto che Radicali Italiani è strettamente legato come soggetto politico all'area radicale, essendo costituente del partito radicale non violento, transpartito, transnazionale, ed usufruisce delle strutture dell'area radicale, ho ritenuto che Radicali Italiani dovesse avere tutte le informazioni in modo fruibile e leggibile. E in più ho, e questo lo ritengo da anni, penso che non si siano mai messi a disposizione per una maggiore comprensione dell'assetto proprietario e della situazione patrimoniale, non si siano mai resi disponibili questi dati in un modo fruibile, leggibili, attraverso delle tabelle che ne semplificano la comprensione. Quindi questi sono i motivi per cui ho
reso pubblici questi dati. Sì, beh, quando si fa, mi sembra che poi sia una battaglia anche radicale da sempre, quando si fa informazione, mi sembra che non possa che essere altro che meritorio in qualsiasi settore, mi sembra tanto più per quanto riguarda l'interno. Poi dopo le strumentalizzazioni sono cosa che in qualche modo non dovrebbero riguardare diciamo il dibattito sul merito, ecco. E allora io vorrei chiederti sul merito, siccome sono assolutamente ignorante in materia di bilanci, economica e così via, ecco, dall'analisi di questi dati, tu che sei appunto tesoriere, quindi qualificato peraltro in questo settore, dal merito quindi si evincono, diciamo, delle situazioni problematiche, inopportune, strane, singolari, ecco, come le, diciamo, le connoteresti, insomma, tutte queste informazioni che escono fuori da questi dati? No, direi che non vi sono particolari singolarità. La singolarità è proprio la è quella di un movimento politico che, a differenza di molti altri, ha una proprietà chiusa, cioè ha una proprietà al vertice della quale c'è una associazione con cinque soci, che a questa associazione non è possibile, come dire, parliamo dell'associazione Lista Marco Pannella, dico bene? Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, un'associazione chiusa con cinque soci, ed è l'assemblea dei soci che decide se accettare o meno una candidatura a socio. Questa associazione ha il controllo di due società per azioni, SPA, Torre Argentina SPA e Centro di Produzione SPA. Per intenderci, in realtà controlla un'altra piccola SPA, ma nella sostanza queste sono le due più importanti che l'associazione di Stapannella controlla. Una è relativa a Radio Radicale, per farla breve, e quindi agli edifici dove è ospitata la radio, e l'altra è quella relativa alla struttura di Argentina, dove i vari soggetti politici costituenti del Partito Transnazionale fanno politica. Quindi questa è una conformazione chiusa. Io ho riconosciuto nella mia relazione che una conformazione di questo tipo ha effettivamente garantito la storia radicale di fronte a potenziali, diciamo così, degenerazioni partitocratiche. Cosa voglio dire? Che è del tutto evidente che se ci fossimo aperti completamente al processo democratico, avremmo messo o potremmo mettere a rischio questo patrimonio materiale. Certo, bisogna fare una valutazione, ognuno deve fare una valutazione se si sente o meno garantito da questo assetto proprietario. Io ritengo che si debbano immaginare, ho fatto alcune proposte in questo senso, diciamo così, un diverso assetto che possa permettere nello stesso tempo ai responsabili legali, quindi agli eletti dei soggetti costituenti, alle cariche dirigenziali dei soggetti costituenti, di partecipare all'assemblea della lista Pannella, è un esempio, quindi alla gestione del patrimonio materiale, quindi a una responsabilizzazione delle cariche dirigenti elette, questo facendo salvo il mantenimento del controllo da parte di Marco Pannella e dell'associazione sul patrimonio materiale. Quindi hai qualche modo, sì, mi ricordo, ho sentito il tuo intervento, un po' di questa, fatto questa distinzione tra la proprietà politica, la proprietà legale, in qualche modo. Ecco. Se vuoi preciso. Sì, ok, grazie. Credo che la domanda che dobbiamo farci
è uno se si ritiene che ci sia una proprietà politica, quindi una proprietà che non si può naturalmente legalmente definire, né che può avere un impatto come dire diretto sulla gestione del patrimonio, ma se riteniamo che vi sia, se i radicali ritengono che vi sia una proprietà politica di questo patrimonio materiale, quantomeno una proprietà parziale di questo patrimonio materiale, una proprietà quindi politica e quindi la proprietà di tutti i radicali che hanno collaborato negli anni a dare vita a questa storia, oppure se si ritiene che si debba che la proprietà politica debba coincidere con la proprietà legale, quindi con l'attuale assetto chiuso. Questa è una domanda a cui ognuno si deve dare una risposta. Io, come ti ho detto, ritengo che l'assetto attuale debba dare uno spazio, quindi una responsabilizzazione anche alla proprietà, diciamo, a quella parte di proprietà politica eletta con processi democratici, quindi alle cariche dirigenziali elette dei soggetti costituenti il partito. Un'apertura a questi soggetti, alle loro cariche elette, non vorrebbe dire direttamente la perdita di controllo attuale della proprietà attuale. E questo è molto interessante, Valerio. Nel caso si diffondesse un po' su tutti i livelli la consapevolezza della necessità di dare una risposta a questa tua domanda, secondo te quale sarebbe l'appuntamento? Adesso non so se forse dire statutario è riduttivo, ma quale potrebbe essere il luogo, il contenitore dove si possa discutere e prendere una decisione? Esiste soprattutto, e quale potrebbe essere? Nell'attuale assetto l'unico come dire organismo sarebbe evidentemente la stessa associazione Lista Pannella, e quindi come dire l'unica strada sarebbe quella di chiedere un incontro ai vertici appunto della associazione Lista Pannella. Quello che io personalmente, ma anche la mozione, scusate, l'emendamento approvato all'ultima. Ne parleremo, sì, adesso ne parleremo, parleremo un po' dell'aspetto politico, comunque prego. Però diciamo che quell'emendamento giustamente si è riferito all'unico diciamo organo che è sollecitabile da questo punto di vista, che è quello del Senato del partito. Ricordiamo che il Senato del partito transnazionale di cui Radicali Italiani costituente, è formato da un presidente che è Marco Pannella, tre vice presidenti, Mecacci, Perduca e Turco, e da il tesoriere, il segretario sostanzialmente, quindi i rappresentanti legali dei soggetti costituenti. E quindi nell'attuale conformazione, diciamo così, politica, l'organo più adatto a porre queste questioni, anche perché devo dire, io ho sostenuto l'emendamento presentato proprio perché ritengo in primis non tanto di necessariamente di proporre le mie soluzioni, ma naturalmente quello di aprire una discussione sull'opportunità o meno in questo momento storico dei radicali, e anche in prospettiva futura che sia opportuno aprire la discussione sull'assetto proprietario. Sì, premettendo che questa tua diciamo relazione, questi dati che tu hai dato nella relazione appunto nel comitato, sono secondo me nel momento in cui stiamo vivendo, il momento radicale, politici,
quindi è una cosa non tecnica ma politica per l'importanza che assume. Ecco, passiamo un attimino a parlare della mozione, che è il documento, diciamo, politico che ha espresso il comitato. Questa mozione è presentata ovviamente dalla segretaria, in cui si parla, ovviamente si ribadiscono e si rilanciano le battaglie radicali, l'amnistia, la giustizia e molte altre, perché è molto, molto articolata. Si parla anche, diciamo, della Marco Bertrandi per quanto riguarda informazione, la RAI, insomma, adesso è inutile citare tutto perché è impossibile, ovviamente la lotta per l'uso terapeutico della cannabis e così via. Comunque sia, è stata presentata dalla segretaria Rita Bernardini, poi si è fatta questo emendamento, sono stati due emendamenti, ma insomma uno mi sembra che è stato quello che più abbia creato un po' di disagio. La segretaria, che non vota nel comitato, ha comunque sia fatto un intervento contro questo emendamento, che però è passato. Poi dopo, appunto, la mozione emendata, la segretaria stessa ha fatto appunto un intervento contro questa mozione che lei aveva presentato, perché così emendata evidentemente non le piaceva più. Però la mozione poi è passata. Allora io volevo a te chiederti una valutazione di tipo politico di questa, diciamo, escalation tra virgolette. Poi ce ne sono state anche altre di particolari, di piccole cose, insomma, che hanno dato anche un po' il segno. Sì, ma naturalmente effettivamente la valutazione deve essere politica. Nella mia valutazione politica, la scelta assunta dalla segretaria è quantomeno curiosa, e a seguito della sua scelta ritengo che non si sia giunti a quella che sarebbe stata la logica conseguenza. Se una segretaria invita a votare contro la mozione generale e il comitato invece vota a favore della mozione generale da essa stessa presentata, e la segretaria invita a votare contro a seguito di un emendamento, beh, abbiamo un dato di fatto, che è quello che la segretaria ritiene che l'emendamento approvato abbia una importanza, un peso superiore e decisivo rispetto alla mozione nel suo complesso. E secondariamente, dal mio punto di vista, le dimissioni sarebbero state la logica conseguenza. Naturalmente la segretaria era tutt'altro che politicamente vincolata dal voto del comitato a dimettersi, ci mancherebbe. Sarebbe stato un gesto di opportunità politica, diciamo, e logico, vista la scelta della segretaria. Non l'ha fatto, è legittimo che non l'abbia fatto. Certamente, ripeto, il dato sicuro è che sia per Marco Pannella che per la segretaria questo emendamento, l'emendamento, lo ricordiamo, è presentato da 19 componenti del Comitato Nazionale, ha assunto in quel momento un'importanza tale da indurli a votare contro la mozione generale nel suo complesso, e quindi si verifica per la prima volta una situazione particolare che la segretaria che ha votato contro a questa mozione generale ora si adopererà naturalmente per dargli seguito. Sì, io volevo leggere, diciamo, visto che è breve, proprio la parte emendata che fa parte adesso appunto della mozione, tanto per dare informazione e far capire a chi ci ascolta di che si tratta. E il testo recita così: il comitato invita gli organi dirigenti a chiedere al Senato del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito l'inserimento all'ordine del giorno della questione degli assetti statutari e proprietari della Galassia Radicale e la loro funzionalità per l'iniziativa politica. In particolare indica la necessità di discutere in quella sede dei criteri di apertura e democrazia interna, indispensabili per i soggetti costituenti di natura più direttamente politica, impegnati a garantire la vita e gli obiettivi del Partito Radicale sui vari fronti tematici e territoriali, e a discutere delle forme statutarie e societarie adeguate per la valorizzazione del patrimonio storico, politico ed economico, finalizzata a proseguire quella storia, non a gestirne l'eredità.
questo qua è, diciamo, la parte, diciamo, emendata, che poi è un'aggiunta in pratica alla mozione, che ha fatto, diciamo, parecchio polemica, insomma, sulla via dello scandalo, tra virgolette. E qualche considerazione sulla, diciamo, speranza, adesso non posso dire vincolanza, perché tanto ci sta un invita e un indica, che già la dicono tutta sulla vincolanza, ma comunque sia, secondo te c'è speranza in qualche modo che si raggiunga lo scopo che questo inserimento, questo emendamento si pone? Ma io credo che vada dato il giusto rispetto a un voto politico molto chiaro per il quale si è espresso il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. È ovvio che non ci sono dei vincoli, però il Comitato a larga maggioranza chiede alla segretaria e al tesoriere, anzi invita segretaria e tesoriere a chiedere al Senato del partito di aprire una discussione sull'assetto proprietario, su come eventualmente rivederlo, e aggiungo un punto, invita anche a rivalutare i meccanismi di natura democratica che alcuni soggetti, alcuni tra i soggetti costituenti, quelli più politici del partito radicale transnazionale, però quindi, diciamo, che si deve avere anche questo chiarimento sul processo democratico di questi soggetti. La logica è che la segretaria, dando seguito alle sue scelte, non darà seguito a questo emendamento, quindi non farà determinate richieste, quindi la richiesta di aprire una discussione al Senato, mentre il tesoriere naturalmente lo farà, dando seguito a questo emendamento che nel mio caso, appunto, di tesoriere, ho deciso di sostenere e di votare, oltre che dando seguito ai contenuti della mia relazione. A questo punto non bisogna altro che attendere se verrà convocato e quando il Senato del partito, in quella sede, nel caso io porterò delle richieste e chiederò che la discussione sull'assetto proprietario, sulla situazione patrimoniale e quindi anche sul come affrontare l'attuale crisi si apra. Perfetto Valerio, io ti ringrazio e voglio citare anche il fatto che tu sei stato in passato l'unico che mi ha intervistato in queste inversioni di ruoli. In passato era l'occasione proprio un comitato, se non sbaglio, un po' di tempo fa, e siccome Liberi TV ha l'ambizione, forse il belletarismo, di rivolgersi un po' al mondo radicale, alla militanza tramite internet, ma non solo, anche non ovviamente tutti coloro che hanno la voglia di seguirci, ti chiedo così in conclusione di mandare un messaggio un pochino a tutti coloro che ci ascoltano. A te la parola. Ma il messaggio è quello di collaborare in una fase così difficile alla politica radicale, ridando slancio a questa, e c'è bisogno di tutti quelli che ci ascoltano. Io vi do solo un'idea, noi, io e Rita Bernardini, per cercare di portare avanti la politica dei radicali italiani siamo sostanzialmente soli, possiamo contare sulla collaborazione di una stagista e di una persona sotto contratto, con un contratto a progetto. Queste sono le uniche risorse che abbiamo, quindi è indispensabile una diretta collaborazione con la segretaria e con il tesoriere per portare avanti la politica dell'ultima mozione, quella veramente vincolante, cioè quella del congresso, perché sennò da soli faremo molta fatica. La politica radicale è tuttora una politica ricca, come dire, all'avanguardia in questo paese rispetto alle condizioni nella quale ci troviamo,
sia dal punto di vista di come affrontare il problema giustizia, quindi mancanza di Stato di diritto, che di come affrontare l'assetto economico e proprietario di questo Stato, che ha portato e che porta questo Paese a vivere una crisi economica che è più forte, diversa nella sua natura rispetto alla crisi economica che vivono gli altri Paesi europei, che sono già capaci in parte di intercettare la ripresa, cosa che noi ci stiamo dimostrando incapaci di fare. Quindi la politica radicale ha strettamente bisogno di collaborazione, non solo dal punto di vista della militanza, ma anche di un aiuto per elaborare le proposte radicali, per arricchirle, per dargli seguito. Quindi naturalmente l'appello non può che essere questo: aiutate radicali italiani, aiutate l'area nel suo complesso, aiutate la segretaria e il tesoriere a dare seguito alla mozione, ma soprattutto a cercare di riprendere uno spazio, di riconquistare uno spazio nella politica italiana con la nostra politica. Quindi proposta, appello alla proposta di Valerio. In chiusura volevo dire appunto di magari cercare di, se possibile, di evitare le strumentalizzazioni, che non sono neanche strumentalizzazioni, sono proprio distorsioni, spesso anche mistificatorie, di quanto tu in questo comitato hai portato a conoscenza e, o meglio, hai reso noto, perché come abbiamo detto era già pubblico, ci stanno un articolo che già circola con delle conclusioni abbastanza false, che poi in qualche modo anche abbastanza forzatamente si è stato messo in relazione alla tua in relazione, gioco di parole, alla tua relazione di tesoreria, quando poi in realtà essendo mistificatorio, a mio parere, a una cosa che è reale, che è documentata, oggettiva, non può sorgere se non con intenti mistificatori qualcosa di falso. Quindi il nesso di causa effetto mi sembra che non se ne possono ravvedere, non so se sei d'accordo. No, ma questo è del tutto evidente, chiunque va a riascoltare la mia relazione, piuttosto che a vedere i dati che ho messo a disposizione, piuttosto che a leggere l'emendamento che il Comitato Nazionale ha approvato, si rende conto che non ci sono relazioni con il contenuto di questo articolo, articolo che Marco Pannella e il Partito Radicale Transnazionale, in una comunicazione ufficiale, hanno inviato a circa 40.000 persone, hanno ritenuto di rendere noto un brutto articolo essenzialmente diffamante sui radicali, che non, per il quale diciamo nei contenuti diciamo si può capire che non c'è alcuna relazione con quanto da me reso noto, se non sono stati riportati insomma alcuni dati un po' a casaccio, senza spiegarli in alcun modo. Devo dire che tante iniziative politiche portate avanti da Marco Pannella e dai radicali hanno ottenuto risposte di disgusto, sputi, critiche infondate, quindi diciamo è abbastanza normale che ci siano come dire, reazioni strumentali quali queste. Io, la mia opinione è che a un articolo come questo bisognerebbe reagire smentendo, documentando e smentendo le cose che ci sono scritte e che sono obiettivamente diffamanti. È evidente che invece l'iniziativa di Marco Pannella del Partito Transnazionale di alimentare il dibattito su un articolo completamente slegato dai contenuti della mia relazione è un'iniziativa, come dire, di tutta evidenza fuori luogo. Sarà importante che Marco Pannella renda pubbliche le risposte che lui, attraverso questa mail, ha chiesto agli interlocutori, quindi alle persone a cui ha mandato questa mail.
Sì, poi peraltro un articolo che probabilmente sarebbe stato letto senza questa mail da 4.000 persone, e adesso in qualche modo invece lo leggeranno in 40.000. Quindi insomma, mi sembra anche una cosa abbastanza controproducente. Va bene, Valerio, noi ti ringraziamo. Libri di Più è sempre. Dimmi. No, diciamo che non può che danneggiare la richiesta di iscrizioni e di contributi sia di Radicali Italiani che dell'intera area a questa iniziativa. Va bene, Valerio, io ti ringrazio. Libri di Più è a disposizione sempre per qualsiasi tipo di riferimento. Chiederemo ovviamente ufficialmente, tra virgolette ufficialmente, anche alla segretaria se vorrà essere sui nostri schermi. A questo punto buon lavoro, lavoro ne hai tanto per quanto riguarda questo incarico di tesoriere, e a presto, rivederci sugli schermi di Libri di Più. Arrivederci, naturalmente primo appuntamento sabato fuori e dentro le corti d'appello. Grazie ancora a Valerio Federico.